direttore del gruppo BPC International. Allora, il processo di internazionalizzazione in Russia è un qualcosa che vale soltanto per le grandi aziende che magari sono quelle meglio strutturate, oppure può essere allargato anche alle piccole e medie imprese? No, riteniamo che il mercato russo sia un mercato estremamente complesso, di difficile gestione, ma sia assolutamente accessibile alle piccole e medie imprese italiane. Ci sono ovviamente delle cautele da adottare, invito sempre magari il piccolo imprenditore prima di effettuare degli investimenti a fare possibilmente o dei viaggi per poter meglio comprendere la cultura e le abitudini e i consumi del mercato, al di là di quello che può essere lo stereotipo che uno ha quando vive nel proprio paese di residenza, e come seconda precauzione cercare di trovare un supporto esterno, una società che possa avere dei madrelingua locali russi, che riteniamo siano fondamentali avere come forza commerciale per poter dialogare e negoziare con le controparti di quel paese. Ecco, un piccolo e medio imprenditore che vuole accedere in questa realtà, cosa deve fare, ecco, per poter accedere all'internazionalizzazione? Ecco, quali sono le tappe del processo di internazionalizzazione, anche i tempi con i quali poi voi fornite la vostra attività di supporto? Ma allora, noi abbiamo una serie di servizi che sono molto modulari e proprio per costruirli un po' su misura dell'esigenza della piccola impresa. Una cosa che voglio dire è che un export si ottiene dopo molti mesi di investimenti, di duro sacrificio commerciale. È difficile far partire un export così tout court da un mese per l'altro. Diciamo che mediamente noi registriamo e i progetti in export vanno dai 7 ai 12 mesi, quindi quello è il percorso che si ritiene necessario di investimento commerciale per poter arrivare ai primi risultati, quindi consolidare i primi fatturati. Diciamo che sicuramente la fiera è ancora un valido strumento, quello di potersi farsi conoscere, o tramite il nostro sviluppo con il temporary manager che abbiamo di export development a Mosca, avvidarsi a un percorso strutturato dove noi facciamo un'attività di outsourcing dell'ufficio export dell'azienda, quindi mallevando l'azienda da investimenti diretti, soprattutto da uno sforzo commerciale interno, ma esternalizzato alla nostra struttura commerciale che prevede una sede a Mosca. Ecco, parliamo della piattaforma Export Alliance di cui si è molto parlato durante l'incontro di stamani. Che cosa consiste? Ma Export Alliance essenzialmente, dicendole in parole molto semplificate, è la trasposizione fisica, cioè la movimentazione fisica della propria offerta direttamente sul mercato, quindi portare la propria offerta direttamente sul mercato russo prima ancora di avere un contatto, una relazione commerciale avviata. Quindi consente di accelerare il percorso di export perché io do la visibilità della mia offerta direttamente sul mercato. Nella versione warehouse, che è la versione che è già attiva operante sul mercato, è praticamente lo spostamento di un pallet di merce, l'importazione, lo sdoganamento tramite un operatore logistico partner che fa l'operazione di sdoganamento e di importazione fisica del prodotto per averlo immediatamente disponibile e vendere sul mercato. Quindi questo consente di avere una propria offerta venduta tra l'altro in valuta locale e a piccoli quantitativi, quindi lotti minimi, direttamente disponibile sul mercato, quindi per un avvio del commerciale export. Riteniamo che questo strumento consente di accorciare circa il 50% il percorso export con l'acquisizione dei primi risultati già dopo pochi mesi dall'avvio. C'è la versione Export Room che invece si adatta per quei prodotti che non sono immediatamente vendibili, che sono generalmente venduti su commessa, dove invece di avere un prodotto pronto per la vendita si ha un prodotto in disposizione facilmente accessibile da parte delle controparti russe che possono valutare il prodotto prima di fare un ordine direttamente alla casa madre, quindi all'azienda italiana che esporta. Ultima domanda, oltre al mercato russo, quali altri mercati? Chiaramente si delinea anche l'attività del gruppo BPC International.
Noi attualmente abbiamo sedi commerciali attive, ci occupiamo del mercato russo di tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, quindi anche Kazakistan, Bielorussia e Uzbekistan e così via, e il mercato nordamericano con una sede in Texas, dove ci occupiamo sia degli Stati Uniti che Canada, e del mercato sud-est asiatico con una sede a Kuala Lumpur che si occupa di Malesia, Indonesia, Singapore, Filippine, Vietnam, quell'area del sud-est dell'Asia. Grazie.